Siamo qui con Valentina Musmeci che è entrata in contatto per prima con Nodreng e volevo chiederti come l'hai conosciuto e di fare una breve presentazione dell'uomo Nodreng. Nodreng è stato un contatto che io ho ricevuto da amici che vivono in Cina e in Tibet e hanno queste relazioni con le minoranze linguistiche. Attraverso queste amicizie ho potuto invitare Nodreng, del quale mi è stata decantata appunto la sua capacità di essere un promotore della lingua tibetana. Al suo attivo ha un sito per la conservazione della scrittura e della lettura in tibetano. In questo sito i monaci, invece di scrivere di cose alte, spirituali, riescono a raccontare della quotidianità e quindi delle attività di tutti i giorni, in modo che i tibetani in tutto il mondo possano leggere quel tipo di linguaggio al quale sono abituati, in modo da cercare di mantenere viva questa lingua, non solo attraverso la tradizione di parlare in famiglia, ma anche quella di leggerla proprio nelle cose più semplici. Inoltre ha poi scritto un manuale su come si scrive in tibetano e questo è un documento importantissimo che può segnare una pietra miliare all'interno della scrittura in tibetano. Bene, allora io chiederei come prima cosa a Nodreng che impressione ha avuto di queste montagne e in cosa sono diverse rispetto a quelle tibetane. La differenza è il fatto che essendo due paesi, tutti e due di montanari, due paesi montanari, la differenza è il fatto che anche noi abbiamo montagne ghiacciai, montagne alte, rocciose, montagne rocciose, molta foresta, vegetazione è più o meno la stessa. La differenza che ho visto, per esempio facendo una passeggiata prima, abbiamo visto quanti differenziati, immondizie, quanti modo differenziati si fa. Che è cosa piccolina, però molto importante. Le strade, ogni due case, il comune ha fatto una bellissima strada, che è un lusso che non possiamo permettersi. E il modo che tengono la natura, la pulizia, anche sostenere la natura, rispettare la natura, che da parte dei tibetani c'è, però da quelli che vengono da fuori non ce n'è. Questa è la differenza, ho visto, la cosa più importante. E parlaci del tuo sito, come è organizzato e quante persone scrivono? Oi kita tsu yendana ta najun dikana na ajach thamba gi kana najun dikana na ta ta thwa chum dun mon bu hali mon bu yonra ani tan dogi khan sum yendan ra ta yakup shinan kana onu pori gi dina ta mang chag lo ku yonra ti shu kota nang tong gi chani yendana ta u ku dgni yonra chum ri yonra lo gni yonra ta cha ta ti lang ta yonra phan sun chwa ta gi yonra ti ta ga ta pha chir nyin de nyin de lo ku tong ngu jim chin ha chir ta mo gi chir sam ki Essendo il sito in tibetano, l'80% del popolo tibetano sa parlare e anche leggere tibetano, però non le altre lingue in Tibet. Perciò questa è tipo una possibilità a queste persone, specialmente i giovani, di comunicare tra di loro e di avere delle idee come si scrive, di capire un po' la scrittura tibetana anche, di imparare a migliorare anche il tibetano. Per questo motivo abbiamo questo sito. E può internet e questi nuovi mezzi di comunicazione possono offrire una nuova opportunità di salvaguardia del tibetano che altrimenti è messo a rischio dalle condizioni di vita e di istruzione? Internet, Viber, WeChat,
비 콜라 카즈 펜부 요르에사 근데 트위치 릭사 로사로 도고라 디 페비 비 콜라 케바 두구드 베사 단디 자츠이난다 타그 위보이난다 위차르 라스와 차창 촌니오나 위그톨라 펜토 쳔부 토고 요르에스 아좀 생각해서나 땅 오마이나다 오이정 켄식이나 비자마도 럭지오 마라 다 다르다나다 딱그 FM 그 카버그는다 보이 채널 위차드는다 높아만 추는다기 오라 카버그는 그 아랑 수가 지나다 펜스나 카다 자이는다 정말 보이 장정글람 그다 카다 있거든 디탑 그 단드르크 보이가 지 시진도 하정 치그 펜첸부터 그요 그 Sicuramente c'è una, fa un grande effetto, in senso aiuta molto al tibetano, perché una volta studiare tibetano o imparare tibetano c'erano solo scritti, specialmente libri sacri da leggere. Adesso con questi nuovi strumenti che abbiamo, applicazioni nuove, per esempio c'è, sull'applicazione c'è anche il dizionario tibetano, la scrittura tibetana, le persone trovano, gente comune al di là degli altri, trovano un mezzo in più per leggere qualcosa di diverso, di imparare qualcosa di diverso, anche comunicare tra di loro usando il tibetano. Più usi, più impari. Perciò sicuramente questo fa, diciamo, in qualche modo fa bene per il momento. Allora auguriamo grande fortuna per l'opera meritorissima di Nodreng, di salvaguardia e tutela della lingua tibetana. Lo ringraziamo ancora tanto per la presenza e speriamo di averlo ancora ospite nel nostro festival. Grazie. Grazie mille per l'invito, è stata una bellissima esperienza, avete organizzato tutto e vi ringrazio per questo, perciò spero di rivedervi presto.